È all'interno della chiesa di Sant'Antonio Abate, in via Porta di Mare, che è stato allestito l'altare di San Giuseppe realizzato dall'Istituto Amato Vetrano di Sciacca. L'iniziativa si inquadra nell'ambito della terza edizione della manifestazione promossa dalla scuola e denominata Tavolata di San Giuseppe tra fede, cultura ed enogastronomia. Un altare allestito sabato scorso e che resterà aperto fino a stasera. Abbiamo voluto dare un contributo per il recupero di una bellissima tradizione, quella proprio delle tavolate di San Giuseppe, che magari in altri paesi qui vicino a Sciacca sono più vive, mentre da noi si era un po' affievolita. E noi abbiamo voluto ricrearla, riproporla alla cittadinanza, una cittadinanza che ha partecipato alla grande. Abbiamo avuto un afflusso di gente in questi 3 giorni, sabato, domenica e lunedì, veramente grandioso. E per noi questa è veramente una grande soddisfazione. Chiesetta di Sant'Antonio Abate che torna dunque ad essere aperta al pubblico grazie ad una iniziativa promossa dal mondo della scuola. Questa è una location più adatta per questo tipo di celebrazione, ma poi è più vicina anche alla città e quindi tanti appunto hanno potuto vedere, hanno potuto partecipare. È una bella grazia questa e ringrazio pure questa scuola che ha voluto scegliere questo posto per la tavolata di San Giuseppe e tanti saccenzi hanno potuto godere della visione di questa chiesetta. Di solito è sempre chiusa perché non ci sono attività religiose e quindi noi la apriamo solo per prendere qualche cosa che ci serve per la festa della Madonna. Però è stata una bella scelta e una bella chiesa e quindi ringrazio loro e ringrazio anche il Signore. Chi ha realizzato tutto quello che noi stiamo vedendo in questo momento? I nostri alunni con la guida dei docenti all'interno anche di un progetto di panificazione artistica. Questa mattina c'è stata la benedizione dell'altare a seguire il pranzo della Sagra Famiglia, un'iniziativa realizzata anche con il contributo artistico di Lucia Stefanetti, sue le opere raffiguranti Giuseppe Uomo, Giuseppe Padre e Giuseppe Santo. San Giuseppe intanto è la persona a cui l'Onnipotente ha affidato il tesoro più grande della umanità, che è la Madonna, è Gesù. San Giuseppe ha svolto benissimo il suo compito e adesso è il patrono della Chiesa universale, lui che protegge la Chiesa tutta, la Chiesa cattolica e la Chiesa universale. Quindi il messaggio che ci viene, qual è? Attraverso anche queste mense di San Giuseppe, è quello della carità. Cioè che tanti cibi sono fatti proprio per essere mangiati, oltre queste sono opere d'arte, non si mangia, si vedono, ma c'è anche il cibo che si mangia e si dà soprattutto ai poveri e ai bisognosi. Quindi è un messaggio di solidarietà, di condivisione e di attenzione ai bisognosi.